Signor Prefetto, signor Sindaco di Orsettele, signor Presidente della Provincia, autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle associazioni contadini e danni, ufficiali, sottufficiali, marinai, personale civile, gentili, ospiti. La cerimonia di passaggio di consegna al vertice di un dipartimento militare marittimo è certamente un evento di grande rilevanza per gli ammiragli che si avvicinano, ma anche per l'intera forza armata. Quella che oggi ci vede qui riuniti lo è in modo particolare per i vincoli di appartenenza che legano la Marina a questa città, che ha contribuito in modo significativo alla storia della nostra forza armata, continuando nel tempo a dare impulso e concretezza alla vocazione marittima del nostro paese. In continuità con la sua storia marittima, la Spezia, con il suo dipartimento, mantiene il suo importante ruolo nella forza armata e resta uno dei tre grandi poli della nostra Marina. La Spezia rimane infatti una base importantissima, centro essenziale di reparti operativi di eccellenza, invece per quanto riguarda il supporto logistico e le capacità tecnologiche, nonostante la situazione sia resa difficile dai recenti tagli al bilancio della difesa. Per far fronte alla scarsità di risorse economiche rese disponibili alle forze armate per il settore esercizio, che comporta minore efficienza e non adeguato addestramento, se non addirittura l'impossibilità talvolta di far fronte adeguatamente ad alcune esigenze operative, la Marina ha concretato lo scorso anno un piano di revisione dell'intera struttura infrastrutturale, definendo esattamente quali sono sul territorio nazionale le esigenze reali della forza armata e trasmettendo allo Stato Maggiore della Difesa l'elenco delle infrastrutture che possono essere cedute. Piano questo reale e concreto, non una tratta affermazione di ristrutturazioni organizzative che avrebbero potuto potrebbero portare a risparmi di risorse economiche e di maggiore efficienza. Un piano al quale l'ammiraglio Paoli ha saputo dare, per l'area di sua giurisdizione, un apporto determinato, intelligente, costruttivo ed estremamente concreto attraverso un accurato coordinamento dei rapporti tra gli organismi militari operanti nell'area, il personale militare civile, i sindacati e le autorità locali. Se oggi la Marina può dire siamo pronti per la discussione di ciò che deve essere attuato per la revisione della presenza territoriale della forza armata nel dipartimento in termini infrastrutturali, lo dobbiamo alla professionalità e alla capacità di pianificazione dell'ammiraglio Paoli. La visione futura della forza armata circa la presenza della Marina alla Spezia non subirà nel futuro grandi variazioni. Anche in questa sede la Marina si affronta alle sfide derivanti dalla cresciuta e importanza strategica del mare, frontiera avanzata per la stabilità e la sicurezza, in uno scenario internazionale complesso che, come recenti eventi della sponda sud del Mediterraneo stanno confermando, in rapida evoluzione. Le crisi sviluppatesi sul continente africano e vicino Medio Oriente evidenziano ancora una volta quanto sia importante il ruolo della Marina nella sorveglianza e controllo dei mari. Come già sottolineato in occasione di mie precedenti visite, la Marina ha investito negli anni in questo polo aeronavale testino, concentrando importantissime funzioni per l'ammodernamento e l'abbattamento di specifiche componenti dello strumento marittimo. La Spezia rimane con Marinaro, gli altri enti legati ai lavori di via garanzia al collaudo dei sistemi imbarcati in sperimentazione, polo indiscusso della costruzione delle nuove unità, del loro allestimento e addestramento preliminare. La vicinanza del polo industriale della meccanica del motore alla città rende più che opportuno che tale insieme di competenze continui a risiedere nell'area di La Spezia. È stato così in passato, lo è oggi, e io sono fermamente
fermamente convinto che devono continuare ad essere così anche nel futuro. L'area della Svezia continua ad ospitare anche importanti componenti speciali e specialistiche della Marina. Mi riferisco al raggruppamento sul Vargo di Cussoli, nel relativo gruppo navale di supporto, così come alla base della navale di Luno e ai relativi gruppi di volo, alle forze di braganza e contromisure mine, al comando delle forze ausiliarie con le sue unità idrografiche, ausiliarie e avvenute, alla presenza di eccellenza, arricchita da una ricotta di disabilitazione di navi di patrimoniale, impone il mantenimento alla Svezia di un'adeguata capacità di supporto che ne soddisfi le esigenze tecniche, logistiche ed amministrative. Nel mantenimento di tale capacità, fondamentale è l'operato e il supporto degli enti tecnici, logistici, amministrativi e sanitari che esistono nella giurisdizione del Dipartimento. Tra questi desidero sottolineare in particolare la Marimbasso e l'Arsenale Marittimo. Proprio l'Arsenale si è detto grande importanza, in quanto parte integrante del core business della Marina ed elemento essenziale del primario compito di approntamento delle forze marittime. In quest'ottica la Marina sta dedicando grande attenzione all'arsenale della Svezia, producendo sforzi concreti attraverso il finanziamento del piano Green, che sta consentendo importanti e rinunciabili interventi di messa a norma e riqualificazione delle infrastrutture. Ma qualunque sia lo sforzo compiuto dalla forza armata, i risultati non possono prescindere dalla risorsa umana. Al personale militare e civile impiegato in questo settore di supporto, io desidero esprimere la vicinanza e la condivisione della loro condizione e l'apprezzamento per il loro operato e il loro quotidiano impegno. E con questi sentimenti di auspicio che alla mia determinazione corrisponda alla volontà delle maestranze di riportare questo fallimento al suo passato splendore anche a beneficio di tutto l'indotto locale. L'area Tessina però si configura polo di eccellenza anche dal punto di vista della formazione del nostro personale. La dislocazione territoriale di realtà quali l'Accademia Navale e la Scuola di Telecomunicazioni di Chiave non potrà che rimanere inalterata alla luce della portata nazionale della loro attività e al loro profondo radicamento nelle sedi in cui operano. Analoghe considerazioni valgono per il centro di munizionamento avanzato di Auro e il centro di apporto di studi militari di Sentiero Gerardo. La profonda collaborazione marittima dell'area del Dipartimento trova ulteriore riscontro nella presenza dell'Istituto Geografico di Genova e nella struttura del Corpo delle Capitanerie di Porto. Alle due direzionali di Genova e di Porto sono capo gli uffici minori dislocati capitalmente sul territorio, sia lungo le coste che sulle isole, così come le unità aeronavali della Guardia Costiera, tra cui il nucleo aereo e la sezione del Corpo di Battaglione. Una realtà complessa, ma abilmente diretta e gestita anche dal comandante in capo del Dipartimento. Ancora una volta quindi io esprimo il mio più vivo apprezzamento all'ammiraglio Paoli per la sua appassionata opera di coordinamento che nel corso degli ultimi 4 anni ha consentito a questa complessa realtà territoriale di operare efficacemente a supporto della forza armata. Il mio sentito apprezzamento va anche a tutto il personale, militare e civile che opera nella giurisdizione per il continuo e proficuo lavoro quotidianamente svolto con la raccomandazione di continuare a operare con immutata dedizione e crescente slancio nella consapevolezza che la Marina intende continuare a investire e a studiare le migliori soluzioni che salvaguardino le specificità professionali, l'intensità occupazionale e le capacità complessivamente esprimibili nell'intera area di giurisdizione del Dipartimento. All'ammiraglio Paoli che oggi lascia questo prestigioso incarico e al quale ho già espresso il mio compiacimento, riconosco un'azione di comando fatta di concretezza e basata su un'esperienza amplissima in svariati settori, esperienza che gli ha consentito di mantenere con le istituzioni proficui rapporti di collaborazione e amicizia. E personalmente devo esprimergli, anche a nome della Marina, tutta la mia gratitudine per il contributo di opera e pensiero che lui ha fornito alla forza armata nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera.
contributo di Dio sono testimone, avendo lavorato al suo fianco per lunghi anni. All'ammiraglio Campbell, che mi sorprende americana, ci riconosco una competenza che si è espressa lungo tutto il suo brillante percorso professionale. Durante l'intero ultimo anno ha operato quale mio perfetto collaboratore e come tale ha svolto un ruolo attivo e determinante in settori fondamentali per il futuro e lo sviluppo della forza armata, dalle problematiche della struttura territoriale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza, alla ristrutturazione del settore della formazione del personale, tante dimensioni dello strumento navale, alla cooperazione internazionale. Proprio per questi tre grandi impegni, ritengo che l'ammiraglio Campbell deve sia sempre attentamente attento a tutti gli aspetti e le problematiche di maggior rilievo con le quali si dovrà confrontare in questo suo nuovo importante incarico. All'ammiraglio Paoli, quindi, gli auguri più affettuosi per un futuro sereno per lui e la sua bella famiglia, ma anche con l'auspicio di ulteriori successi nei suoi futuri nuovi incarichi. All'ammiraglio Campbell, congratulazioni e auguri di buon lavoro. Viva il Dipartimento di La Spezia, viva la Marina, viva l'Italia.